Benvenuta a Pia Gaeta, un ospite di eccezione per Favole di Luce 2020. Credo che le favole di luce siano favole da raccontare ogni giorno, perché la luce porta energia e l'energia è quello di cui abbiamo bisogno per poter essere protagonisti della nostra vita e non semplicemente comparse. Ecco perché ho scelto Gaeta, non solo rappresentare il vostro, diciamo, un ruolo di madrina per le illuminarie, ma dare a questa luce ancora più valore con un messaggio importante, che si può essere invincibili. Fino ad ancora ancora un'edizione con una novità. Beh, credo che la più bella novità è quella che abbiamo oggi, Annalisa Minetti qui a Gaeta, che presenta in anteprima nazionale il suo ultimo disco, Invincibili, quindi le favole di luce si arricchiscono veramente di un grande contenuto. Poi in questi giorni stiamo anche registrando un programma televisivo, Ricette Stellate, con Claudia Conte che è la conduttrice, Annalisa Minetti che partecipa all'interno del programma, che ci entusiasma, ci dà energia, ci dà forza, ma queste favole ci fanno sognare, Annalisa. Queste favole devono far sognare, perché i sogni sono un diritto di tutti. Quali sono, come sono le prospettive quest'anno? Cerca di bussare il successo degli anni scorsi. Beh, nel 2019 abbiamo avuto 500.000 presenze. Devo dire che durante l'inaugurazione abbiamo avuto sempre presenze nostrane, perché la pubblicità inizia una settimana prima. Invece in questo momento mi dicono che non c'è un posto negli alberghi, nei bed and breakfast, non c'è un parcheggio, quindi vuol dire che tra l'imbrunire avremo sicuramente una città gremita. Ma poi, tra l'altro, tante sono le novità, ci sono delle opere artistiche meravigliose, abbiamo la Torre Eiffel, chi vuole rivivere l'antico Egitto, abbiamo le piramidi, le Sfingi, il dragone, abbiamo delle videoproiezioni che ci riempiono il cuore, ci fanno sognare, ci danno energia. E poi, perché non ricordare il sommo poeta, quindi Dante, Gaeta celebra Dante con tutto un percorso di videoproiezione, e andremo a illuminare tutti i bastioni storici della città fino ad arrivare al castello, quindi sicuramente tanta emozione, tanta energia, e vi aspettiamo tutti a Gaeta da oggi fino al 16 gennaio. E magari ci faremo stare Annalisa Minetti anche in chiusura, dici tu? No, scusa, ma perché non devi pigliare residenza, te ne vieni qua? No, scusa, ma perché non mi pigliare residenza? Io ci tengo, Carina, non mi guarda, tu fai, sei sindaco, io faccio il vice sindaco poi, Sono d'accordo. Allora da oggi Angelo Magliozzi a casa, ci sarà Annalisa Minetti vice sindaco. Il nuovo programma di cosa si tratta? Allora, si tratta di un programma legato alle eccellenze del Made in Italy, enogastronomia. Giriamo in tutti i paesi più belli, i borghi più belli d'Italia, e andiamo a raccontare le bellezze dal punto di vista artistico, culturale di ogni paese, e poi scegliamo un ristorante di ogni paese e andiamo a conoscere le ricette, i piatti più buoni. Quanto è importante valorizzare queste eccellenze enogastronomiche, non c'è altro? È molto importante perché riguarda la nostra identità. L'identità nazionale è fatta anche di sapori, oltre che di patrimonio artistico, culturale, opere d'arte, le chiese, i panorami, tutto è cultura, e quindi anche sicuramente l'enogastronomia. L'enogastronomia italiana è un'eccellenza, vissuta in tutto il mondo. Di Gaeta abbiamo apprezzato sicuramente le olive di Gaeta, la tiella, l'olio di oliva, e questo è meraviglioso, anche da portare in tutto il mondo. Ecco, io lavoro molto anche a New York, negli Emirati Arabi, e quando si parla di Italia c'è sempre una grandissima accoglienza, una grande voglia di scoprire questi sapori così unici, tutti nostrani. Allora, vinto mondiale a Las Vegas 2019-2017, quindi posso dire che oggi, girando, ho rubato qualcosina da poter poi riportare nuovamente a Los Angeles, perché dopo la pubblicità per Jennifer Lopez, per gli Oscar, Lina Vermeulen, oggi ho riscoperto dei prodotti gaetani che posso riportare nuovamente a Los Angeles, perché ho effettivamente a dicembre degli eventi particolari a Los Angeles, come la stella che verrà da Pavarotti, e vediamo di riportare qualche prodotto gaetano a Hollywood. Sì, ma il segreto per fare una buona pizza qual è? Ma il segreto per fare una buona pizza è solo l'amore, no? Basta che metti amore in tutti i lavori, vengono viene una buona pizza o un buon qualsiasi cosa che sia, ecco. E c'è Luciano Cacciotto?
parla di una donazione. Si parla di una donazione, di un premio unico, perché essendo un ecodesign e un sport l'arte italiana nel mondo, io sono il quartiere dell'arte, donerò un'opera unica al ristorante che ci ospita per la trasmissione di Cette Stellate Italia. Questa opera resterà qui a Gaeta, perché è un'opera fatta di riciclo urbano, oltre ad essere un attore, ma senza tutte, se non creativo, e queste opere le ho fatte anche per New York, tempo fa all'Accademia University di Columbus con Maria Callas. E sono felice di essere qui a Gaeta. Grazie. Sarà consegnato a Natale alle case famiglie dell'arte. Ad alcune case famiglie dell'arte. Esatto, io non me lo ricordo mai. La facciamo gli fare. Thank you.